Polemica doveva essere, polemica è stata. La commemorazione di ieri a Salussola, in memoria dei 20 partigiani trucidati per rappresaglia il 9 marzo del 45 dai repubblichini della Montebello, non si è svolta serenamente. Era scontato. Nei giorni scorsi, l'oratore ufficiale, il giornalista Gad Lerner, aveva già dato forfè, seguito a ruota dall'Ampi di Biella, in polemica con la presenza, voluta dal sindaco di Salussola, Manuela Chioda, dell'ex senatore Mario Mantovani, membro di Fratelli d'Italia. Poche le persone, nessuna scuola, non tutti i sindaci hanno raggiunto Salussola. Naturalmente qualche rappresentante dei gruppi di sinistra ha voluto presenziare. Al momento del discorso di Mantovani è partita la contestazione. A scatenarla il termine pacificazione. Ecco quanto accaduto. 20 martiri, trucidati barbaramente da coloro che, loro malgrado, si sono trovati ad essere schierati dalla parte sbagliata della storia. Sono passati 80 anni quasi da quel 9 marzo 45. Il mondo è andato avanti. I fatti della storia oggi sono più nitidi per tutti. Ed è proprio per questo che il dolore, seppur subito, deve spronare ad un sentimento di pacificazione che supera le appartenenze di partito, perché eredi di coscienza per schierarci dalla parte del popolo italiano, salvaguardandone con ogni mezzo la sua libertà. Oggi qui ci stringiamo attorno al ricordo dei 20 martiri. Erano quasi tutti piemontesi, nati nelle province di Biella, di Novara, di Vercelli, combattendo per liberare l'Italia da quel regime che portò la nazione ad un'assurda alleanza e a condividere leggi che furono causa di una tragedia dell'umanità.